Maxi Maglia e siamo pronti a fare Winnie the Pooh. Bentornati a Cartoon Joe, oggi un video abbastanza speciale perché ho chiesto il contributo nuovamente per la seconda volta e se vi siete persi l'altro video in collaborazione con questo gruppo ve lo lascerò sicuramente o qua sotto o qua sopra. Ho collaborato con la comunità meravigliosa che io adoro di Impero Disney, sul gruppo Impero Disney, gruppo nazionale, che vi lascio qua sotto la descrizione, insieme a tutti i link per trovare sui vari social questa meravigliosa pagina a tema Disney. Ho collaborato con loro scrivendo un post appunto su questo gruppo, chiedendo qual era il cartone preferito in assoluto tra tutti i film d'animazione targati Disney. Film d'animazione, non live action, non film, perché qua si parla di animazione. Ho stilato poi, in base alla votazione, che era lunghissima, quindi ci ho messo una vita, ho stilato una classifica che conta 7 posti, che vi andrò a nominare in ordine decrescente e che commenterò se sarà il caso. Faccio una precisazione: non ho intenzione di fare una recensione per ognuno di questi film Disney, non mi sembra il caso comunque di andare a criticare in alcuni casi la scelta personale del proprio film d'animazione preferito. Vi dirò quello che penso riguardo alla posizione in classifica, quindi se sono d'accordo sulla posizione in classifica, se secondo me doveva essere qualche posizione sopra al tal cartone oppure qualche posizione sotto. Non ho intenzione di fare una classifica, ma alla fine del video scoprirete quale sarà il prossimo Cartoon Joe. Abbiamo 7 posizioni, molte delle quali comprendono più di un cartone. Comunque è giusto che ognuno abbia il suo cartone preferito e che anche quelli un po' più di nicchia possano rappresentare per qualcuno una cosa molto importante. Il quaderno degli appunti questa volta mi serve tenerlo a portata di mano. Con un voto nella 7ª posizione della nostra classifica, 10 film d'animazione Disney. Partiamo da quelli che secondo me è giusto che stiano nell'ultima posizione di questa parziale classifica di tutti i film d'animazione Disney, che sono tantissimi. Abbiamo Alice nel Paese delle Meraviglie, Biancaneve, Bambi, Lilo e Stitch, La Carica dei 101 e Gli Aristogatti. Secondo me questi cartoni è giusto che stiano in ultima posizione perché comunque sono cartoni particolari che lanciano messaggi talvolta ironici, talvolta molto particolari appunto, quindi sì, ci sono sempre i messaggi positivi di amicizia, amore, famiglia, unità, insomma tutti questi bei messaggi positivi che conosciamo perfettamente all'interno dei cartoni Disney. Per la tecnica di animazione, per il messaggio così dettagliato e personale della storia in sé, è giusto che stiano in questa posizione. Invece abbiamo 4 di questi 10 cartoni che secondo me dovevano andare in una posizione un po' più alta. Non sto a specificare quale posizione più alta, ma adesso vi darò le mie motivazioni. Nightmare Before Christmas. Secondo me questo cartone andava messo in una posizione un po' più alta, prima di tutto perché è originale, secondo perché è stato il primo cartone stop motion, è molto originale, non c'è un altro cartone che abbia questa tematica, è proprio un cartone a sé. Le avventure di Bianca e Bernie. Ora, per la tecnica di animazione è giusto che stia comunque in questa categoria perché non è una tecnica particolarmente avanzata, ecco, come altri cartoni che andremo a vedere nelle posizioni più alte. Però attenzione, in questo cartone ci sono delle immagini, dei quadri veri e propri meravigliosi, bellissimi, che secondo me è giusto portare in una classifica un po' più alta, oltre al fatto che anche questo cartone ti lancia sì dei messaggi molto precisi, le morali che comunque abbiamo anche in tanti altri cartoni Disney, ma questo cartone poi ha anche, come ho detto forse in un altro video, delle canzoni che magari non a livello musicale ma a livello di testo narrano molto. Frozen, il regno di ghiaccio, quindi Frozen 1, per i poracci, è vero, ci ha scartavetrato i cosiddetti. Però non si può negare che sia un cartone degno di nota per la colonna sonora, per la storia originale, per la visione dell'amore comunque innovativa, perché non abbiamo una storia d'amore canonica, ma abbiamo una storia d'amore più realistica, ed è la cosa che mi è rimasta più impressa, al di là dell'utilizzo della tecnica 3D, non si può dire che l'ambientazione non sia estremamente bella e nuova, quindi io sono per l'innovazione, questo cartone andava messo un pochino più su. Infine, Alla ricerca di Nemo, che è sempre qua in 7ª posizione, ha ricevuto un solo voto, ma secondo me è un cartone molto molto bello, che ha tanto da insegnarci, che ti fa tanto piangere, ti fa tanto ridere,
ma soprattutto ti lancia dei messaggi tra le righe che sono molto molto carini, molto particolari all'interno del cartone, che magari uno non riesce a cogliere da bambino, ma che sicuramente da adulto riesce a comprendere molto di più. Oltre al fatto che è uno dei pochi cartoni senza canzoni, ma estremamente godibile. Sesta posizione di questa classifica. 8 film d'animazione. Partiamo dai cartoni che secondo me è giusto che stiano in questa posizione. Le Foglie dell'Imperatore, Robin Hood, Rapunzel e Cenerentola. Per il fatto che comunque non siano così particolari, ma comunque lancino dei bei messaggi, è giusto che stiano in questa posizione. Mentre quelli che secondo me andavano messi in una posizione un pochino più alta, Tarzan, perché ha delle canzoni bellissime, tecnica di animazione meravigliosa, fatta benissimo, ambientazione spettacolare, personaggi divertenti e profondi anche a tratti. La storia d'amore che c'è all'interno di questo cartone è bellissima, la storia di Tarzan in generale è molto bella e parla tanto dell'integrazione del diverso, come tanti altri film. Secondo me andava messo un po' più su. Fantasia è uno di quei classici Disney che sono spesso sottovalutati perché è un film d'animazione basato sulla musica classica, che è così ostica da far ascoltare i bambini. Sì, ci sono delle scene che io anche da piccola adoravo, come quella della Danza delle Ore o della Suite dello Schiaccianoci, ma ci sono delle scene come quella della Sagra della Primavera con i dinosauri e l'evoluzione della Terra, oppure quella di Notte su Montevaldo, che sono... aiuto, cioè fanno paurissima, però ragazzi il disegno bellissimo, far entrare in musica l'animazione è difficile, questo va riconosciuto, niente, è bello. Il Pianeta del Tesoro, un cartone che secondo me è molto sottovalutato e molto poco visto, anche e soprattutto dai bambini, e che per il significato genitoriale che ha, anche per la mia personale esperienza, quindi parliamo sempre di un'opinione personale, non azzannatemi, è un cartone che va visto, oltre ad essere comunque su una linea molto originale, a prendere appunto il romanzo L'Isola del Tesoro, e si va a riportare in un mondo futuristico. L'ultimo è uno dei cartoni più belli che ho rivisto più di recente, tra l'altro, che è Coda Fratello Orso. Sono molto legata, come anche al Pianeta del Tesoro, per un'esperienza personale. La storia è originale, è stato uno dei cartoni più nuovi fatti in tecnica 2D, che comunque mi sono piaciuti veramente tanto, e non penso solo a me. È una storia molto bella, molto toccante a tratti, originale, le canzoni molto belle come per Tarzan, infatti le canta sempre Phil Collins, che io adoro. Quinta posizione, non abbiamo dei cartoni che andrebbero in questa posizione, ma solamente due, uno che secondo me andava un po' più su, e l'altro un po' più giù. Partiamo da quello che andava secondo me un po' più su, Pocahontas. Non mi dilungherò sulla questione, se volete sapere cosa penso di questo meraviglioso cartone, nonché mio cartone preferito tra i film d'animazione Disney, guardate sempre qua sopra nell'info box. L'altro cartone invece è un cartone che io non ho apprezzato per niente, visto al cinema, no. Magari le canzoni piuttosto che la storia possono risultare belle, toccanti, ti fa piangere, mi è scesa anche la lacrimuccia, per carità. Ma mi è sembrata una ripetizione del suo predecessore, Frozen 2, Il Segreto di Arendelle. Non specificherò di più, se volete una recensione più precisa di questo cartone o di altri cartoni che sto demonizzando, fatemelo sapere qua sotto nei commenti, con dignità. Alla quarta posizione abbiamo 4 cartoni animati, e qua c'è un po' di mischione, qualcosa che va più su, qualcosa che sono d'accordo e qualcosa che va di meno. Sono d'accordo sul fatto di mettere Aladdin in quarta posizione, perché è un bellissimo cartone, tecnica, canzoni, disegno, ambientazione, tutto bellissimo, ma personalmente non rientra nelle storie che ti rimangono nel cuore. È un cartone di intrattenimento molto molto bello, che mi piace vedere e cantare soprattutto, non mi è rimasto nel cuore. Quelli che secondo me andavano messi in una posizione un po' più su sono Il Gobbo di Notre Dame. Ragazzi, è un cartone bellissimo, non propriamente un cartone per bambini, secondo me, anche se ai bambini regala un messaggio di integrazione molto bello. Per un adulto è un cartone ancora più bello, perché apprezzi la tecnica, le canzoni, l'ambientazione, e soprattutto c'è una sorta di cultura generale anche a livello letterario, andava messo un po' più su. Così come Mulan, cartone a cui sono affezionatissima per la morale che regala, per tutte le cose che insegna, per i personaggi in sé. Anche di questo cartone io ho parlato e lo trovate
qua sopra nell'info box. È un cartone veramente bello che andava messo secondo me almeno nella seconda posizione. Sempre nella quarta posizione abbiamo invece un cartone, l'ultimo di questi quattro, che secondo me andava messo in una posizione più bassa, sempre per un'esperienza personale, sempre per il mio gusto personale, ed è La Bella Addormentata nel Bosco. Aurora, tra le principesse Disney, come ho già detto in altri video analoghi che parlavano dello stesso argomento, è quella che mi piace di meno, è quella che mi passa di meno come personaggio, quella che mi insegna di meno, e la storia, il suo contesto è al pari di lei, o forse mi sono fatta un po' condizionare io. Ma alla terza posizione abbiamo due cartoni in pari merito, La Bella e la Bestia e La Sirenetta, e secondo me questi due cartoni è giusto che stiano in una terza posizione dignitosissima. Storia, cartone, via dicendo, insomma tutti i canoni che ho già detto precedentemente, non sto qua ad annoiarvi, era giusto che rimanessero in una terza posizione perché non sono così memorabili a livello di morale, entrambi se la cavicchiano molto molto bene, se la cavicchiano, quindi ci sta una terza posizione. Per la seconda e la prima posizione, con immensa mia gioia, ci sono solo due cartoni, uno e uno. Nella seconda posizione abbiamo un cartone nuovissimo della Disney Pixar che è Coco, niente da dire. Coco, bellissimo, ha regalato delle emozioni immense, è uno dei cartoni che da sempre mi ha fatto più piangere, pur essendo già ultra ventenne. Molto originale, cioè veramente questo cartone è unico nel suo genere, è unico come ambientazione, unico come morale, questo mondo messicano, il mondo dei morti messicano, le canzoni molto belle e originali, insomma ha tutte le carte in regola per un dignitosissimo secondo posto. Potrebbe anche ambire al primo, ma adesso vi dirò qual è la prima posizione, anche se probabilmente la intuirete perché è un cartone che è rimasto nel cuore di molti. Vedremo se mi darete ragione. Il Re Leone vince la prima posizione in questa classifica. Niente da dire, Il Re Leone è uno di quei cartoni che secondo me sono completi sotto ogni punto di vista ed era giusto comunque che venisse messo in prima posizione perché da sempre, anche con i bambini, in questo momento è capace di lanciare dei messaggi bellissimi, è capace di farti innamorare dei personaggi, di farti innamorare delle canzoni e dell'ambientazione. Non è mai stato riprodotto se non nei suoi sequel, quindi non è mai stato riprodotto nient'altro da nessun'altra casa di animazione con le stesse tematiche, con dei personaggi simili e via dicendo, quindi merita tantissimo questa prima posizione. La classifica è finita, ripeto, era una classifica fatta sull'opinione personale di ognuno di voi della comunità di Impero Disney, che spero stiate guardando questo video. Per quanto riguarda i vari spostamenti, mi sono basata su un'opinione puramente personale. Siete liberi qua sotto nei commenti di farmi sapere il vostro parere riguardo a come ho smistato io la classifica o alla classifica originale, ma con dignità e con criterio, quindi non azzanniamoci qua sotto, ognuno è libero di avere la propria opinione. Io sono molto molto contenta, come ho già detto, che ognuno abbia il suo cartone di riferimento nella moltitudine di film d'animazione che ha prodotto la casa di. Ringrazio ancora la comunità di Impero Disney per avermi aiutato in questo sondaggio che da sola non sarei mai riuscita a fare. Qua sotto in descrizione, come ho già detto, troverete tutti i link per ritrovare nei 1000 social questa meravigliosa pagina e questa meravigliosa comunità. Vi do un grande bacione. Come ho detto all'inizio del video, ho già deciso cosa fare nel prossimo Cartoon Joe che uscirà il 28 maggio, giovedì 28 maggio. Segnatevi questa data perché ci sono ancora i dimenticati, quelli che non sono finiti per un motivo o per l'altro in questa classifica. Quello che ho intenzione di andare a fare nel prossimo Cartoon Joe è stilare una personale classifica con mini recensione di tutti i cartoni animati che sono stati dimenticati in questo video. Non perdetevelo, mi raccomando. Detto ciò, qua sopra trovate tutti i miei social dove potete commentare, contattarmi e sostenermi. Mi farebbe molto piacere sapere il vostro parere. Se il vostro parere è immensamente lungo e volete comunque darmelo, io corrispondo alle vostre email molto volentieri. Scrivetemi nella mail che trovate qua sotto in descrizione, vi risponderò, ripeto, molto volentieri, anche per collaborazioni o simili. Se vi è piaciuto questo video, mettetemi un like. Se vi piace questo canale, questo format e i video che faccio, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per non perdervi nemmeno un video. Il prossimo video sarà domani con la consueta challenge del 15 del mese e sarà una challenge divertente, non perdetevela, mi raccomando. Detto ciò, grazie ancora dell'aiuto e ci vediamo al prossimo video. Un bacione, ciao!